Allora, dalle borse alla guappa. Sì, diciamo che il connubio beverage and fashion è abbastanza moderno, abbastanza nuovo, e noi abbiamo cavalcato immediatamente questa possibilità, avendo incontrato Andrea Petrone, che mi ha fatto assaggiare i suoi meravigliosi distillati. Lui conosceva il mio lavoro precedente, non conosceva Alva, Andare Lontano Viaggiando, e in combinazione della mia linea di passport fatta di 5 colori, dal bianco al nero, al safari, mocha e denim, e guarda caso lui aveva 5 distillati da vestire, quindi era quasi una sorta di combinazione obbligata. E così abbiamo trovato le bottiglie nude, crude, lo spirito c'era, perché il doppio senso dello spirito all'interno era di alta qualità, e i disegni c'erano, abbiamo fatto questo rivestimento delle bottiglie, e in più abbiamo fatto un piccolo una confezione, un pack con la bottiglia e un portapassaporto, che è proprio il simbolo del contenere i timbri e quindi di fare nuove conquiste di nuovi territori e di andare oltre il proprio paese, il proprio confine. Senti, quindi non è stato difficile convincerti, diciamo così, tra virgolette? No, è stato assolutamente facile, perché con Andrea è facile colloquiare, e lui dice altrettanto di me, quindi non è stato difficile, soprattutto perché la qualità dei suoi prodotti mi hanno convinto che eravamo ad un'eccellenza nel suo settore, quindi mi sembrava abbastanza facile fare il connubio. Senti, a noi donne ci hai fatto sognare così anche per tantissimi anni, ora dove ci porti? Il mondo è sempre questo, per cui abbiamo bisogno sempre di vestiti. Presto uscirà anche una linea donna, che sarà fatta anche questa in Campania, e quindi diciamo che ritorniamo ad avere un mondo completo di Alva, Andare Lontano Viaggiando, e quindi i viaggi che una volta erano intercontinentali, adesso abbiamo anche dei viaggi quotidiani o anche per visitare gli amici, purché si viaggi, perché chi viaggia conosce molte più cose di chi resta a casa. Ritornerai presto qui? Penso proprio di sì, perché ho molti laboratori in zona, quindi ormai questa è un'area che è un po' la mia seconda casa.